Sindaco Silvestri, Campomarino vive un momento difficile per via di un nuovo focolaio Covid. Qual è la situazione attuale? Situazione, come dicevo, è una situazione critica perché abbiamo diversi focolai riconducibili all'Istituto Omnicomprensivo, riconducibili a comunità di albanesi di Campomarino, riconducibili a contrade come ad esempio Nuova Chiternia, e quindi è dislocato sul territorio una situazione molto critica. Ci parla di numeri? I numeri sono questi: abbiamo circa una quindicina di ragazzi dell'Istituto Omnicomprensivi che sono risultati positivi, oltre a maestri, alcune maestre e professori. Presso l'Istituto Comprensivo stiamo facendo dei tamponi, in totale saranno processati circa 300 tamponi. Abbiamo iniziato ieri e continueremo anche oggi e domani. I numeri parlano di 54 casi accertati dalla ASL, che sono persone che hanno fatto il tampone presso le strutture sanitarie regionali. Però oltre i 54 sicuramente ci sono persone che hanno fatto tamponi presso strutture private e che a noi non risultano però tra i dati ufficiali. E quindi il numero è ben superiore a 54. Tant'è che avete fatto un'ordinanza ad Abbiamo hoc. fatto un'ordinanza affinché coloro che fanno i tamponi presso le strutture private lo comunicano subito dopo al comune per adottare tutte le misure necessarie scritte nel DPCM, in tutti i DPCM emessi dal governo. Quindi noi abbiamo anche l'obbligo di adottare delle misure nei confronti di persone positive. Ieri c'è stata una riunione dedicata anche nell'ambito del COC dove l'amministrazione voleva che venisse istituita la zona rossa, però l'ASREM non era d'accordo. Beh, diciamo che noi abbiamo fatto una riunione come COC. L'ASL, diciamo, non era presente, però abbiamo analizzato tutti quelli che sono i documenti a nostra disposizione. Per fare una zona rossa noi dobbiamo rispettare alcuni indicatori scritti nel DPCM, cioè abbiamo 21 indicatori. Questi indicatori parlano di numeri, quindi dal numero di contagiati totali, al numero di guariti, al numero di posti letto, al numero di... Noi tutti questi dati non li abbiamo, quindi il Comune è impossibilitato ad agire e di conseguenza abbiamo rimandato, diciamo, la palla alla Regione dicendo: noi abbiamo una situazione di 54 casi accertati, oltre a questi ci sono molti casi di cui sappiamo l'esistenza, però sono di tamponi fatti presso strutture private, quindi non abbiamo un dato ufficiale. Quindi la Regione, speriamo che al più presto ci dia indicazioni sul da farsi e prenda i provvedimenti necessari. Allo studio anche uno screening di massa. Uno studio di massima che sarà fatto a breve, perché entro domani deliberiamo questo impegno di spesa per fare uno screening di massa sulla popolazione di Campomarino. C'è coordinamento con la dirigenza scolastica, visto che comunque ci sono stati i primi provvedimenti di chiusura da parte proprio del preside Musacchio. Beh, veramente non c'è molta collaborazione, ci aspettavamo qualcosa di più collaborativo, una situazione un po' più collaborativa da parte della Presidenza. In passato, diciamo nel 2020, il sottoscritto ha fatto direttamente delle ordinanze di chiusura dell'istituto omnicomprensivo. Quindi, però poi in seguito alla riapertura, nuovi DPCM, tutto quanto, è stato dato la facoltà al preside di prendere delle decisioni. Però ecco, questo non voglio dare la colpa a nessuno, però insomma, maggiore collaborazione forse avrebbe evitato l'espandersi dei casi all'interno dell'istituto omnicomprensivo. Preoccupato. Molto. Sono molto preoccupato, perché ieri ho fatto un giro di telefonate sui medici di base che operano qui a Campomarino e mi dicevano che della situazione è molto critica. Non solo, però a fronte dei tamponi fatti anche dai privati, loro dicono che molti
si sta registrando nella popolazione anziana adesso l'insorgere della pandemia, il che desta molte preoccupazioni, sia ai medici che a me, perché insomma un anziano con delle patologie che contrae il Covid, diciamo, ci fa preoccupare molto di più di un giovane. C'è stato anche un ricovero nelle ultime ore? Sì, ieri sera è stato ricoverato un cittadino di Campomarino presso il Cardarelli perché aveva della febbre, non riusciva a respirare, quindi il 118 l'ha trasferito direttamente al Cardarelli di Campobasso. Grazie. Prego.